La star della TV spagnola è stanca dei continui attacchi da parte degli altri coinquilini. Alla fine, le discussioni continue con gli altri concorrenti l'hanno fatta crollare e Aida Nizar è scoppiata a piangere in piscina, dopo una settimana piena di tensione. La donna in questione non è sicuramente una persona con un carattere facile e eccentrica, e sopra le righe, ama provocare. Le reazioni degli altri coinquilini verso l'ultima arrivata però sono sempre state sgarbate, per usare un eufemismo. Pare proprio che la star spagnola ne stia soffrendo. Aida si è sfogata con Luigi Favoloso su a bordo della piscina, piangendo a dirotto. Il coinquilino ha provato a calmarla e a consolarla, nonostante i due non siano in buoni rapporti. Dimmi come ti posso aiutare, ha detto Luigi, cercando inoltre di far capire ad Aida alcuni suoi errori nel relazionarsi con gli altri concorrenti. In particolare ha citato la famosa lite con Bai. Luigi ripete più volte ad Aida che il suo comportamento è stato interpretato come una mancanza di rispetto. Io non ci tengo a queste cose. Bai è sì. Il litigio con Bai e le conseguenze. Il 25 aprile i due coinquilini hanno furiosamente litigato per un dolce. La star spagnola infatti ha preso la propria porzione di tiramisù prima degli altri e il 29enne non ha sopportato il gesto. Le frasi di Bai sono state pesanti. Maleducata. Buffona. Vai a casa, pessima. Le reazioni del web sono state di sdegno verso il comportamento del commesso romano e sono stati invocati a gran voce provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Anche Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, opinionisti del programma, hanno manifestato piena solidarietà verso Aida. La produzione del reality è intervenuta. Ecco una parte del comunicato, letto da Lucia Bramieri e Matteo Gentili all'interno della casa. Grande Fratello ha osservato con attenzione quello che è successo nelle ultime ore nella casa. A questo proposito, si rende indispensabile il richiamo a una regola di questo programma. Nello spirito del Grande Fratello, la vita nella casa, e tutti i prevedibili conflitti che ne derivano, devono essere sempre affrontati osservando le più elementari regole di convivenza civile e soprattutto nel rispetto del pensiero e della libertà altrui. Continua: nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente reazioni fisiche o verbali. Sono annunciate infine delle non meglio specificate misure disciplinari. Tutti i concorrenti del reality ascoltano seriamente, con le espressioni cupe. Alla fine della lettura, solo Aida applaude. Nonostante la presa di posizione, pare che gli attacchi verso l'ultima arrivata siano ancora in corso. La donna ha confidato a Simone Coccia e Alberto Mezzetti, l'unico con cui ha stretto un legame positivo, di essere stata vittima di un nuovo episodio 501 bullismo. Alcuni coinquilini avrebbero fatto rumore, nel cuore della notte, nel tentativo di disturbarla e svegliarla. Non ho avuto paura, ma ero intimorita, ha detto Aida.